Carissimi fratelli e sorelle, un ringraziamento particolare lo faccio fin da subito ad Antonio Abruzzese per la disponibilità di questo augurio pasquale che diventa un augurio pieno di speranza. Siamo al Sabato Santo, al tramonto. Ormai non sappiamo cosa è successo in quella tomba, ma certo la pietra è stata divelta. Non è più a chiudere la tomba del Cristo. Il Cristo è risorto. Questa sera in poche chiese si celebrerà la veglia di Pasqua, ma con il cuore tutti stiamo vivendo la gioia di questa speranza. E che questo periodo particolare allora sia per noi un periodo veramente particolare, duro, difficile, non c'è dubbio. Ma non dimentichiamoci, dura e difficile è stata anche la croce di Cristo. Dio ha pianto per la morte del Figlio, ma da quella morte c'è stata una salvezza, un dono per tutti. E allora mi auguro e vi auguro che da questa drammatica esperienza che stiamo vivendo, con questi morti contagiati, con la paura che tutti abbiamo, possa nascere una maggior consapevolezza di rinascita per tutti, di recupero delle cose veramente essenziali per noi, per chi ci sta accanto. Che questa sia veramente una Pasqua, anche se faticosa, ma piena di luce, piena di forza, piena di pazienza. Lo chiedo innanzitutto ai bambini. Chiedo a voi di dare l'esempio. Gesù ha chiesto di prendere il suo esempio. Beh, lo dico a voi, bambini, date l'esempio ai grandi. Via capricci, via impazienze, metteteci tanta forza, lo so che ce l'avete. E chiedo ai giovani di mettere anche lì tanto coraggio. Pensate che mettete a rischio i vostri parenti, i vostri genitori, i vostri nonni. Abbiate il coraggio della responsabilità. E agli adulti dico, siate, anche se nel cuore tristi, però con il volto sereno, con il coraggio di chi da adulto ha affrontato molte cose e le sa vivere con fiducia e speranza. È un momento difficilissimo, per molti purtroppo drammatico, ma la tomba del Cristo è aperta. Cristo ci attende a braccia aperte. Non perdiamo la speranza. Forse perderemo qualche opportunità umana, ma potremo veramente crescere di più nell'amore fra di noi e in quello di Dio. Che questo sia l'augurio più bello che possiamo scambiarci a voce per poi darcelo con un forte abbraccio alla fine di questa epidemia. Auguri fraterni, cari a tutti.